Va bene, allora oggi eh, racconteremo di un episodio glorioso che riguarda noi più da vicino, i nostri, i nostri progenitori. In un tempo non così lontano come si potrebbe immaginare. Dunque, oggi vi racconto le Cinque giornate di Milano, la cosiddetta insurrezione di Milano, l'episodio da cui scaturì, non lo fai mai più, vero? Promesso. Il risorgimento: lo so che appena uno nomina il risorgimento ci sono delle reminiscenze scolastiche. La gente tende ad addormentarsi, ma non c'è nulla di più appassionante del risorgimento. Allora, mettiamola così. Le cinque giornate di Milano furono un autentico evento. Ora voi siete figli di un tempo, il nostro, eh, in cui non c'è parola più abusata di evento. Mm? Eh, viviamo in una società in cui... Per citare un grande filosofo contemporaneo, nonché mio amico, eh, il cui nome è Gino Domanin, in cui c'è un evento al giorno e non succede mai un cazzo. Va detto così: perdonatemi la volgarità. Invece, eh, non so se anche qui no, spero di no. Però, all'università dove, per esempio, io insegno, ci sono interi corsi di laurea in ideazione, progettazione, organizzazione di eventi. No, l'evento non può essere non è su. Soggetto, a ideazione, progettazione, organizzazione. Eh, L'evento è qualcosa che per usare una definizione di Jean Baudrillard eh, rompe, spezza la catena delle cause e degli effetti, degli antecedenti e dei conseguenti. L'evento è qualcosa che crea da sé la propria drammaturgia, che non è deducibile da un prima e un dopo. Certo sta dentro un prima e un dopo, ma non è deducibile dalle premesse. È una... È una, uno strappo nella maglia dei fatti, uno sbrego. Eh, il 18 di marzo del 1848, di cui fra pochi giorni si commemorerà il 166esimo credo, anniversario, a Milano eh, la storia fece un salto. Eh, fu un salto in avanti? Sì, probabilmente sì, ma sicuramente fu un salto sul posto. È come non so se c'è qualche nostalgico tra voi che ancora usa il, i dischi in vinile, no? è come quando la, la puntina del disco a un certo punto trovava un solco un po' difettoso e cominciava a saltare sul posto. Ecco. A Milano accade qualcosa del genere. Eh, si produsse un accadimento che eh, eh, sebbene poi in seguito sia stato inserito appunto in una catena di antecedenti e conseguenti, di cause ed effetti, si dice lì cominciò il risorgimento, eccetera, eccetera, in verità nel suo accadere fu estraneo al corso della storia. Accadde qualcosa, tra virgolette, poi correggeremo questa affermazione, di inimmaginabile. Eh, soprattutto. La vittoria dell'insurrezione di Milano, perché come voi saprete ve lo anticipo, l'insurrezione della popolazione di Milano fu un'insurrezione vittoriosa. Era del tutto imprevedibile, del tutto estranea ad una razionalità, diciamo così, prudenziale che preveda il corso delle cose. Quando il 18 di marzo del 1848 la popolazione di Milano insorse, Stava da 30 anni ormai sotto il gioco ferreo, no? queste espressioni retoriche ma efficaci e pregnanti, sotto il gioco ferreo della dominazione austriaca, 30 anni hm, di oppressione. E questa dominazione austriaca si traduceva concretamente nella presenza di circa 20.000 soldati di guarnigione del miglior esercito del mondo dell'epoca l'esercito eh, di Ferdinando d'Asburgo. Mm. I milanesi li chiamavano Todesc, eh? eh, erano quasi tutti croati. Trent'anni sotto il gioco ferreo della dominazione austriaca, vale a dire di uno dei più grandi imperi dell'epoca, che si traducevano nella presenza di 20.000 soldati di guardigione. Di quello che era ritenuto il più efficiente esercito del mondo, perfettamente armati e perfettamente addestrati, i quali 20.000 soldati stavano asserragliati dentro il castello sforzesco, vale a dire una fortezza che giustamente era ritenuta imprendibile e infatti non fu mai presa nel corso della sua storia. Trent'anni sotto la dominazione austriaca di uno dei più grandi imperi del mondo, 20.000 soldati di guarnigione di uno dei migliori eserciti del mondo, perfettamente addestrati, equipaggiati e asserragliati dentro una fortezza giustamente ritenuta imprendibile al comando del maresciallo von Radetzky, un uomo che aveva già compiuto gli 80 anni e che per tutti i popoli che aspiravano alla libertà d'Europa era una leggenda nera, nel senso che aveva trascorso gli ultimi 60 anni della sua vita a reprimere insurrezioni in giro per l'Europa. Una sorta di patriarca intagliato nel mogano, uno di quegli uomini indistruttibili e leggendari il cui solo nome, von Radeschi, faceva tremare le vene ai polsi a qualsiasi patriota in tutti i territori del, dell'impero asburgico. Um, Depositario di una sapienza mi militare collaudata nei decenni e sempre vittoriosa, a fronte di tutto ciò, i milanesi cosa potevano schierare se non se stessi? Quasi niente. Eh, erano una popolazione praticamente imbelle nel senso che ne quasi nessuno di loro aveva esperienza di guerra. Gli unici che avevano combattuto tra i milanesi dell'epoca in quel pomeriggio del 18 marzo 1848, erano dei vecchi arnesi, dei reduci delle campagne napoleoniche, pensate un po', uh, uomini vecchi nell'età, forse anche nello spirito, vale a dire che l'ultima volta che avevano impugnato le armi o brandito il ferro risaliva a quasi 40 anni prima. Eh? Tutte le generazioni successive non avevano mai fatto esperienza della guerra. Quindi una popolazione in belle, una popolazione inerme, non erano armati. Eh? E in seguito si è calcolato che al momento dello scoppio dell'insurrezione la popolazione di Milano, i cospiratori, quelli che in segreto organizzavano la stessa, non disponessero di più di 300 fucili efficienti. Eh, erano abbandonati a loro stessi. Um, l'organizzazione di cui si vociferava questo comitato insurrezionale segreto che si riteneva stesse preparando l'insurrezione era sì presente ma era quasi come dire un comitato fantasma andava poco più in là di riunioni eh, svolte in qualche bar, in qualche circolo di aristocratici e in qualche taverna sulla carta L'insurrezione non aveva nessuna possibilità di successo. Da un lato, 30 anni, una città schiacciata da più di 30 anni da un dominio ferreo del più grande impero d'Europa, con 20.000 soldati di guarnigione perfettamente armati e addestrati, asserragliati in una fortezza giustamente ritenuta imprendibile, comandati da un eh, comandante leggendario e invitto in più di 60 anni di attività nella repressione dei moti insurrezionali, dall'altra una popolazione imbelle, inerme e male organizzata. Era talmente inimmaginabile, uso di proposito questo aggettivo, perché poi dopo lo, invece lo smentiremo, eh, la vittoria, che un aneddoto, uno di quegli aneddoti probabilmente postumi, eh, apocrifi, ma che ci danno l'idea delle cose, ce lo conferma. Allora, l'aneddoto vuole che eh, nelle ore immediatamente precedenti lo scoppio dell'insurrezione, vale a dire nella mattina del 18 di marzo del 1848, un gruppetto di giovani ardimentosi, va detto così, va usata, va riattivata la retorica risorgimentale, appartenenti per lo più all'aristocrazia milanese, mh, di ritorno da una chiesa di cui adesso non mi ricordo il nome, dove avevano ricevuto la benedizione e la consacrazione in articulo mortis, vale a dire che sti ragazzi che avevano la vostra età, bon, quanti anni avete? 19, quanti anni avete voi? 20? 24. 24? Ecco, dovete immaginarvi un gruppo di ventenni, bon, vestiti con eh, le rendigote, eh, le camicie vaporose che si usavano nell'Ottocento, il fiocco. Eh? Eh, vanno in chiesa, ricevono messa, si comunicano, si fanno battezzare in articulo mortis, vale a dire ricevono da vivi l'estrema unzione, preparandosi agli eventi, e poi si incamminano verso il luogo dove era previsto eh, il raggruppamento della manifestazione di protesta che doveva sfilare verso, al pala verso il palazzo del governo. Come, come quando si fa una manifestazione, non so se vi sia capitato nella vita una manifestazioni studentesche, cose, no, c'è il luogo del. Mentre loro vanno verso il luogo del raggruppamento, che di solito a Milano è in piazza Oberdan, nei bastioni Porta Venezia, non so, a Roma, Piazza del Popolo. Non so voi da dove veniate, non so dove a Torino. A un certo punto, lungo la strada, incrociano Carlo Cattaneo. Attenzione, Carlo Cattaneo è ai loro occhi come dire, l'individuo, la, la figura deputata eh, a fare loro da guida nell'insurrezione. Carlo Cattaneo è un uomo che, se non sbaglio, all'epoca va per i 50 anni e all'epoca andare per i 50 anni significava essere già, non dico nella terza età, ma nell'età matura, ed è mh, da tutti riconosciuto come il leader naturale no, della ins ipotetica insurrezione di Milano. È un grande uomo di scienza. Oggi noi diremo un, uh, un economista, no? un teorico dell'economia politica, ma anche un uomo di scienza che ha studiato l'economia e l'agricoltura, la, i modi di migliorarli in Lombardia, è un um, pozzo di scienza e di sapere. Uh, a cui la popolazione di Milano e della Lombardia da anni guarda come a un faro ispiratore di ogni possibile riforma sia tecnica che economica che sociale della Lombardia e quindi ha un una guida naturale delle sue aspirazioni all'indipendenza o quantomeno all'autonomia. Uh, che cosa sta facendo Cattaneo quando lo incontrano? Il giorno prima è arrivata a Milano la notizia. Che eh, dopo, dopo l'insurrezione di Palermo e di tante altre città d'Europa, il vento di rivolta, diciamo, la primavera dei popoli, come è stato definito il 1948, il suo vento sta spazzando tutta l'Europa, è insorta perfino a Vienna. Vienna, capitale dell'impero, è insorta. Va bene? Eh, la famiglia reale e Metternich, che è il loro diciamo, primo ministro da decenni, dai tempi del congresso di Vienna, ha dovuto e che è il simbolo della restaurazione post-napoleonica, è dovuto fuggire, ha dovuto abbandonare la città. Quindi le speranze nei cuori di tutti i patrioti d'Europa si accendono, Metternich è in fuga. Va bene? A Milano preparano una manifestazione per protestare contro diciamo così, il dominio mh, della, de, degli austriaci e avanzare delle rivendicazioni libertarie. Mentre i ragazzi vanno verso il luogo dove la manifestazione si concentrerà e da cui partirà, Cattaneo va nella direzione opposta. Boom. Dove sta andando, secondo voi? Cattaneo, abbiamo detto, è uno scienziato, è un uomo di, di penna, di pensiero. Sta andando a casa, a fare cosa? A fondare un giornale. Allora, Cattaneo era il fondatore del Politecnico, che era stata un'officina di pensiero, diciamo così, illuminista, che aveva portato le nuove idee nella Milano e nella Lombardia di quegli anni, era stato poi chiuso dalla censura austriaca, appena intravede un piccolo margine di libertà un intellettuale cosa fa? Va a casa e scrive. Bom. Lui va per fondare un giornale che per lui deve essere lo strumento per diffondere nuovamente le idee di libertà e di riforma. Solo che questi ragazzi che si sono appena fatti benedire in articolo, articolo morti, si hanno ricevuto l'estrema unzione da vivi, lo incontrano, vedono il loro leader naturale e gli dicono, maestro, dove va? Come per dire, la, mani, la manifestazione è di là. E lui che era un tipo mh, piuttosto ombroso, scontroso. Come spesso sono i grandi intellettuali che non devono essere necessariamente simpatici, anzi rifidate quando vedete quelli troppo simpatici. Eh, li guarda, pare, la leggenda vuole, con sguardo severo e tono un po' sprezzante, e recita questa battuta memorabile: Vado a casa. Quando la piazza è dei ragazzi, gli uomini se ne stanno a casa. Allora. Um, che cosa intendeva dire Cattaneo con questa battuta o cosa gli attribuiscono quelli che hanno inventato quest'aneddoto? Intendeva rifiutare drasticamente la responsabilità che si sarebbe assunto incoraggiando questi giovani all'insurrezione, perché secondo lui questi giovani, se fossero insorti, si sarebbero offerti come carne da cannone, diciamo così, alla repressione austriaca. Secondo lui, e secondo tutti gli altri, l'insurrezione di Milano non avrebbe avuto nessuna chance di vittoria. E quindi lui da persona responsabile, eh, fautore e alfiere di una razionalità di tipo illuminista, di un'analisi prudenziale, accurata e rigorosa degli eventi e delle loro possibili conseguenze, non voleva la responsabilità del sangue di questi giovani folli. E quindi diceva, quando la piazza è dei ragazzi, gli uomini se ne stanno a casa. Ebbene, Nonostante diciamo così, il cauto scetticismo di Cattaneo, nonostante i 30 anni di dominio austriaco, nonostante i 20.000 eh, soldati della guarnigione croata di Milano, nonostante la fortezza imprendibile in cui erano asserragliati, nonostante fossero capitanati da un diciamo, generale invitto e massimamente esperto delle cose della guerra, il 18 di marzo del 1848... La cittadinanza di Milano insorse, di lì a poche ore, e mh, con la forza diciamo, di popolo, con la forza di una magnanima disperazione, quella banda di liceali eh, in cui si fusero aristocratici e popolani, uomini e donne, laici e preti, eh, ricchi e proletari, repubblicani e monarchici. Uh, vecchi e bambini, tutti quanti assieme, il popolo, una cosa che oggi non esiste più, oggi c'è solo l'audience, va bene, uh, vinse, sconfisse gli austriaci, uh, abbatté quasi a sassate l'aquila bicipite degli Asburgo, trasformò la città di Milano in un proiettile e gliela scagliò contro. L'inimmaginabile accadde. Noi adesso vedremo come, ma il titolo è questo, l'inimmaginabile, barrato, accadde. Prodromi, molto brevi, perché sennò no dovremmo fare un, un intero corso sulle radici del risorgimento del movimento di indipendenza nazionale, molto molto brevi, poi ve le andate a studiare, io mi auspico eh, da soli. Eh, un movimento che, diciamo così, di indipendentista in Italia era avviato da tempo, era frazionato in tantissimi eh, diversi partiti e fazioni, come accade in tutti i luoghi e in particolar modo in Italia. Eh, moderati, monarchici, repubblicani, mazziniani e chi più ne ha più ne metta. Eh, nei decenni precedenti. Eh, questo movimento aveva agito prevalentemente in forma cospirazionale, segreta, la famosa carboneria, non so, ricorderete. Eh. Il 1848 è un anno di grave crisi economica, e come spesso accade, le crisi economiche precipitano le crisi sociali e politiche. Accadde anche in quel caso. Eh. D'altro canto l'impero austro-ungarico, in questo caso è meglio dire l'impero asburgico, era ancora un grande impero, il principale impero d'Europa, eh, ma già scricchiolava, sarebbe caduto molto dopo con la Prima Guerra Mondiale, però già mh, mh, mostrava segni diciamo, di un suo cedimento. E una certa ferocia, una certa spietatezza scriteriata nella repressione dei moti. Diciamo così, indipendentisti o dei segni di insubordinazione da parte delle popolazioni eh, succubi dell'impero lo testimoniava. A Milano l'anno si era aperto con dei fatti di sangue molto gravi, eh, nel corso dei quali eh, gli austriaci avevano, eh, reprimendo dei segni di diciamo così, rivolta da parte della popolazione, lasciato sul terreno decine e decine di morti. Che cosa era accaduto? Che ehm, i milanesi, o meglio i patrioti milanesi, quelli che erano in qualche modo in contrapposizione con il dominio asburgico, avevano proclamato uno sciopero del tabacco. Non fumavano più, perché c'era una tassa governativa sul tabacco che andava a rimpolpare le casse degli occupanti. E quindi, all'epoca si fumavano i sigari, avevano deciso come segno di protesta politica, no, diciamo così, di disobbedienza civile, ma con una forte valenza politica, di non fumare più. Eh, Radeschi aveva occhi per lui, aperto le celle e sguinzagliato in giro per la città dei diciamo brutti ceffi avanzi di galera, soprattutto i suoi soldati insubordinati, insomma i peggiori frequentatori dei peggiori bar di Caracas, perché andassero in giro eh, nel centro di Milano, in particolar modo nella galleria. Voi siete tutti stati a Milano, sì. Centro lombellico del mondo, non si può fare a meno. Eh, a fumare ostentatamente. Boh, provocazione. Ovviamente erano tutti ubriachi di acquavite, probabilmente Slivovic o quella roba lì perché erano croati. E arrivati in galleria, non solo fumavano ostentatamente, ma cominciarono a cercare di cacciare il sigaro in bocca ai milanesi che invece li biasimavano per questo gesto. Com Come non è, eh, scoppiano dei tafferugli e delle risse. A un certo punto, eh, Radeschi, visto che la provocazione era andata a segno, manda la cavalleria. Allora, voi dovete immaginarvi la galleria di Milano dove adesso c'è il negozio di Prada, dove adesso c'è il negozio di Prada, dove adesso c'è il negozio di Prada, fra poco ci saranno solo negozi di Prada. E va già bene così nella galleria di Milano. È corsa da uno squadrone di ulani a cavallo che con le sciabole eh, falcidia i milanesi che incontra eh, lungo la propria corsa. La galleria è identica come oggi solo che adesso ci sono solo negozi di Prada, all'epoca era più diversificata, diciamo, l'offerta merceologica. Rimangono sul terreno 64 tra morti e feriti. Radetzky così commenta, o meglio, così, queste sono tutte frasi sì, storiche che sono state probabilmente attribuite, ma danno il senso degli eventi. Così commenta l'Accaduto. Tre giorni di sangue danno 30 anni di pace. Come per dire 65 tra morti e feriti, però è un bene perché per altri 30 anni i milanesi non si muoveranno e quindi avranno garantita la pax imperiale ed è meglio anche per, per loro. Uh, dopodiché fa un proclama, il quale recita, eh, fate attenzione milanesi, non vi azzardate mai più a alzare la testa, perché io sono ancora pronto, cito, a brandire ancora ben ferma quella spada provata da 65 anni in tante battaglie. La spada di Radevsky metteva paura soltanto a sentirla nominare, perché aveva come dire, represso insurrezioni in tutta Europa e massacrato uh, cittadini un po' dappertutto, dall'Ungheria alla Boemia. Allora uno dice: vabbè, 3 gennaio. Ha, ha sguinzagliato gli ulani nella galleria di Milano, che poi immaginatevi gli zoccoli dei cavalli su, sulla pavimentazione. Tutto, avete presente dove c'è il toro che adesso la gente gli schiaccia le palle perché dice che porta bene? Lì c'erano gli ulani con la sciabola, e la sciabola. Avete mai visto una sciabola da vicino? La sciabola è una cosa che soltanto se ti sfiora no, ti apre una ferita che molto probabilmente se non cauterizzi subito anche per la conseguenza la sepsi, ti porta alla morte. Avete mai visto il film di Lily Scott, il film d'esordio che si chiama I Duellanti? È un film meraviglioso. Ecco, tenete presente quella roba lì. Allora uno dice: Vabbè, milanesi, state bravi, c'è la crisi economica, però in fondo Milano era una città si ritiene tutto sommato ben amministrata e Carlo Cattaneo era stato tra i primi a riconoscere la buona amministrazione eh, degli Asburgo e mh, la misura in cui questa buona amministrazione anche Avanzata da un certo punto di vista, non, magari non avesse contribuito, ma non avesse ostacolato eh, la fioritura delle arti, del commercio, delle tecniche in Lombardia. La Lombardia era allora come oggi una delle regioni più avanzate e ricche d'Europa, eh. non stavano alla fame, c'era la crisi. Questo ti manda gli ulani, ti sciabola. uno diceva, vabbè, no, stai, stai bravo, invece no, il vento. La Primavera dei popoli comincia a soffiare in tutta Europa, insurrezioni a Palermo, a Napoli in altre città, Vienna insorge. Metternich viene cacciato. Il 17 di marzo i milanesi dicono: è il nostro momento. Manifestazione. Va bene. La manifestazione è convocata per le ore 14 al Broletto. Il Broletto era la sede, diciamo così, della municipalità, del governo municipale. C'era un podestà come fosse il sindaco. Eh? L'idea era che la manifestazione dovesse andare dal Broletto, cioè dalla sede del municipio, il sindaco si chiamava Gabrio Casati, poi senatore del Regno e primo ministro della pubblica istruzione dell'Italia Unita, in seguito. Broletto doveva andare fino in Corso Monforte, dove c'era il palazzo del governo, vale a dire la sede dell'autorità politica austriaca, quella che comandava davvero e dovevano rivendicare, c'era tutto un programma di rivendicazioni che andava nella direzione, diciamo così, di, un, mh, di, una, di una costituzione, di una milizia civica, mi, di milanesi, armata, che sostituisse la polizia austriaca, cose del genere. Insomma, uno spostamento di poteri dagli occupanti austriaci alla popolazione. C'era una dialettica tra questi soggetti, no? Non dovete immaginare la dominazione austriaca come una forma di... Eh, ci sono già le zanzare. Il 13 di marzo, di dispotismo di tipo orientale, non era una satrapia, era comunque un'occupazione un tipo moderna. Bene, quindi avevano delle rivendicazioni, volevano ottenere questo, questo e quest'altro. Gabrio Casati non aveva tanta intenzione di eh, capeggiare questa manifestazione, perché lui era comunque pur sempre il podestà messo lì dagli austriaci. Quindi, un po' insomma, lo vanno a prendere e gli dicono: Ciccio tu stai in testa a questa manifestazione, ma io non vorrei veramente, qualcuno tira fuori un'arma da fuoco, no? e gli dice, vai caro, c'era il vescovo, cioè era la rappresentanza di tutta la popolazione. Eh? Comincia sta manifestazione. Questa parte qui, del primo giorno, si chiama, si intitola Tutti gli uomini in strada. Qui eh, non me ne vogliano eh, le persone tecnicamente femmine, qui per uomini è insensolato: no, 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 vedrete: tutti gli uomini, insensolato, nel senso dell'umanità, non solo dei maschi e delle femmine. Mentre la manifestazione arriva dal Broletto al palazzo del governo in corso Monforte, dove ancora oggi ha sede la prefettura, quindi il palazzo del governo italiano, eh, sta manifestazione si ingrossa: si ingrossa. Eh, le persone cominciano, le donne cominciano a sbandierare dalle finestre i tricolori che hanno cucito tutta la notte. Cucire era un fatto di femmine, all'epoca. Uh, um, la gente scende, eh, si, si unisce a questa fiumana. Eh, quella che doveva essere una manifestazione di rivendicazione di alcuni punti precisi, programmatici, diciamo, di riforme inizia a, a ribollire. Mh? Si sente la, la foga. No, che, che mh, la invade. Eh, è una sorta di come dire, Via Crucis al contrario, è stato detto. Mentre la Via Crucis ad ogni sua stazione eh, ci racconta di un'estenuazione, di un corpo sofferente, no, di un Cristo sempre più afflitto, ad ogni stazione invece questa manifestazione cresce in vitalità e vigore. Eh, a un certo punto arriva davanti al Palazzo del Governo, quando ormai tutti gli uomini di Milano sono già in strada. Boh, in casa non c'è più nessuno, tutti fuori. E anche lì però non si sa cosa sarebbe potuto accadere, non era scritto da nessuna parte, non era prescritto che le cose dovessero andare a quel modo, sebbene ormai tutta Milano fosse in strada. Si produce una piccola, diciamo così, imprevista smagliatura nel tessuto degli eventi, un'altra. E questa smagliatura ha un nome e cognome. È il nome di un abatino, una figura umile, quasi sfigata, diremo, no? Una come dire, l'ultima, il due di picche dell'organizzazione ecclesiastica. No, un giovane abate di provincia che pare che avesse anche dei problemi di salute, degli scompensi cardiaci, non mi ricordo più se me la sono inventata io questa cosa o se l'ho letta nelle fonti, a un certo punto ci si confonde, si chiamava Giovanni Battista Zaffaroni, anche il nome non era proprio di quelli eroici, e la leggenda vuole, io qui continuerò ad amanirvi leggende, perché stiamo parlando di un accadimento leggendario e quindi solo le leggende ne colgono lo spirito. Poi gli storici hanno scritto minuziosi e rigorosi studi eh, a centinaia, migliaia, sulle cinque giornate di Milano, io ne ho letti tanti, ma si, si tratta di un evenimento leggendario. La leggenda vuole che mentre la Giovanni Battista Zafferoni, si recava verso il punto di concentramento della manifestazione, arrancando con il suo passo un po' da sfigato, dal balcone di uno di questi magnifici palazzi del patriziato milanese Lombardo, una sensuale e non più giovanissima, meglio dal punto di vista erotico che è strettamente attinente alla questione che stiamo narrando, contessa, la contessa Giulia Suardi lo chiamasse, gli dicei tu, sali un attimo, allora, sta battino sale, queste scale, scale di marmo, e, mh, arriva in alto alla scalinata e la contessa cosa fa? Lo bacia, eh? E gli passa un oggetto che ha tolto dalla sua armeria personale, perché tutti gli aristocratici dell'epoca avevano un'armeria in casa, uno stiletto. Boh, ti presenti uno stiletto, quello che Carmen, non so, si toglie dai capelli? Un'arma femminile. Glielo consegna e gli dice: Va e ferisci l'oppressore che mi oltraggia. Sono tutte parole di leggende apocrife, ma ci descrivono il senso, l'essenza profonda degli accadimenti, dopo lo vedremo, è un fatto personale, l'oppressore oltraggia la contessa Suardi, lei gli dà lo stiletto, la battino, prende lo stiletto e va, no? come se si fosse drogato, non so, una cosa, eh? come i killer delle cose che si fanno di cocaina, arriva lì e mentre tutti gli uomini sono in strada, mentre questa manifestazione è arrivata lì, non sa più cosa fare, no? perché ha raggiunto il punto, diciamo così, e lì si è in bilico, tutto può accadere. L'abattino cosa fa? Vede uno dei corazzieri che stanno di guardia all'ingresso del palazzo del governo. Va bene? E la leggenda vuole che il corazziere fosse croato, boemo, chi lo sa. Comunque, corazziere sta lì di guardia, alto due metri, vestito. D'acciaio, perché avevano la pettorina, lui è un abatino, ha anche problemi di cuore. Tira fuori lo stiletto mh, e lo sgozza, glielo infila direttamente nella giugulare. L'unico modo che aveva per ucciderlo. Okay? A quel punto, quello si chiama il primo sangue. Quando in una situazione del genere scorre il, primo, il sangue, è soltanto il primo sangue, mh, non l'ultimo, vuol dire che tutto il resto del sangue verrà. La gente si infervora, impazzisce, ormai sono nell'irreversibile, eh, il corazziere è morto o agonizza rantolando al suolo, buttando sangue, la folla invade il palazzo del governo. Invade il palazzo del governo, era Boemo il corazziere, al grido di viva i morti, viva i morti, urlano tutti come dei matti. Allora, tecnicamente che cosa stanno, quali morti stanno infesteggiando, quali morti stanno inneggiando? Ai morti del passato, cioè i patrioti che gli austriaci hanno nel corso di decenni di repressioni, già ucciso, mandato allo Spielberg, eccetera, eccetera, quelli del 3 gennaio, che hanno lasciato sul terreno in galleria, e, e quindi li vogliono in qualche modo eh, far rivivere, nel loro gesto di insurrezione. Ma a mio modo di vedere, più che di una rievocazione, si tratta di una sorta di benedizione prepostera, no? che mette prima ciò che viene dopo. Stanno in qualche modo eh, invocando ai martiri futuri, ai morti che quella insurrezione produrrà. Li benedicono in anticipo, perché sanno che ci saranno. Insomma, tutti gridano viva i morti, viva i morti, il Boemo è a terra. Um, la folla si trasforma in un turbine, eh, entrano nel palazzo, eh, i capi che poi sorgono spontaneamente in quei momenti, mh, catturano il vice governatore che si chiama O'Donnell. E gli dicono devi firmare una dichiarazione nella quale concedi alla cittadinanza di Milano tutti questi poteri, tutti questi poteri, no? la milizia, eccetera, eccetera, l'indipendenza. E la donna gli dice signori, perché poi alcuni di loro sono aristocratici, sono vestiti da tali e quindi c'è questa specie di società aristocratica che ha origine, vi ricordate, nel Medioevo e che è ancora dura, anche se sono di nazionalità diverse, due aristocratici si considerano apparentati rispetto al popolo. C'è cioè, signori, io non ho il potere costituzionale di fare quello che mi state chiedendo, allora un tale Cernuschi tira fuori una pistola, e gli dice: "Odonnell, siediti e firma. Lui si siede e firma. Um, in quel momento, i ragazzini cominciano, i Martinite, che poi avranno un ruolo, a correre per le strade di Milano, vanno nelle chiese. Perché su indicazione di qualcuno di questi, vanno dai campanari e gli dicono comincia a suonare, ma come? Perché? Comincia a suonare. E in quell'istante saranno state le 16 del pomeriggio 18 del 18 marzo, tutte le campane di Milano, circa 200 chiese, cominciano a suonare a stormo. Avete detto: non so come, se avete mai sentito le campane a stormo, no? tudu, tudu, tudu". E suoneranno così per 5 giorni: no? fra stuono più totale per la capacità uditiva di un uomo dell'Ottocento. E mentre la folla, il sangue del, del, del Boemo eh, fermenta a terra, eh, la gente impazzisce, eh, la turba si solleva, le campane stormiscono, si sente qualcuno che urla gli Ulani, gli Ulani. Boh. La cavalleria, uno squadrone di cavalieri, gli stessi che avevano massacrato i milanesi in galleria. Allora tu sei in una strada, sei inerme, in belle... Eh, da 30 anni sotto il dominio degli austriaci, eccetera, eccetera, e ti vedi arrivare gli Urani a cavallo. Che fai? Poteva finire lì, ma ormai, come dire, il sangue è in terra e tutti gli uomini sono in strada. La folla si disperde, scappa, si dissemina nelle strade intorno alla, a Corso Monforte, ma non si sottomette. Il dado è tratto e ciò che accade è che dalle finestre quelli che erano rimasti in casa cominciano a lanciare oggetti sugli urani a cavallo. Tutto, vasi, c'è un tratto comico nella cosa, non vasi, stoviglie ma soprattutto in alcune strade strette cominciano a piombare in strada mobili come a Napoli, non so, l'ultimo dell'anno eh, lavatrici, lavastoviglie che ancora non esistevano eh, poltrone, divani iniziano ad alzarsi degli ostacoli per gli ulani a cavallo eh, alcuni di quelli che cominciano a diventare in questo momento i capi della rivolta si rifugiano in una casa non lontana da lì, che si chiama Casa Vidiserti, e iniziano a costituire tu, sempre tutto spontaneamente, un embrione di comitato insurrezionale. Eh, Radetzky eh, sguinzaglia gli olani, fa uscire dalle caserme eh, quasi tutti eh, i croati di guarnigione ehm, per reprimere la popolazione in giro per la città e emana un proclama con il quale semplicemente dice io ho oltre a 20.000 soldati ho un parco di artiglieria di cannoni mm, nel castello. Milanesi sappiate che i cannoni sono puntati sulla città. Se entro domani mattina eh, tutti questi fermenti di rivolta non saranno completamente scomparsi, io rado al suolo Milano. E, detto da Radeschi aveva una qualche credibilità eh? nel senso che se lo dico io non c'è se, sì, vabbè primo giorno finisce così col proclamo di Radeschi secondo giorno 19 marzo 1848 alba Provate a immaginare il cielo di Milano, solcato da palloni aerostatici, perché nella loro ingegnosità tipica della Milano illuminista, cominciano i ribelli, gli insorti, a usare i palloni aerostatici per i collegamenti con la campagna. Mandano messaggi alla gente del contado. Ma il cielo di Milano è anche solcato dai proiettili degli. Alpenjäger, una, gruppi d'assalto, diciamo tiratori scelti eh, austriaci che Radetsky ha inviato sopra, al tetto, tra le guglie del Duomo, eh, a sparare in basso sugli insorti e su chiunque violi, violi il coprifuoco. Adesso si discute se fare un ascensore che sale perché un, ci, ci vogliono mettere un bar adesso per l'Expo a Milano, tra le guglie del Duomo, tra i Santi, per far soldi. Lì, lì sopra c'erano gli Alpenjäger, col fucile spianato, che puntavano in strada e chiunque violasse il coprifuoco, anche se era la donna che andava al mercato, la tiravano giù. Va bene. I milanesi che fanno vanno a Messa. Sono tutti a Messa, mentre le campane suonano a stormo, non hanno smesso tutta la notte, e i preti li battezzano, tutti quanti li benedicono, e citano il Vangelo, anzi l'Antico Testamento, in cui il profeta dice io ti battezzo con l'acqua, qualcuno verrà dopo di me e ti battezzerà col fuoco. I preti incitano la popolazione alla rivolta. Um, dovevo farvi vedere la mappa, mi sono dimenticato. Milano in questo momento è come una... specie di città cerchiata verso l'interno. Vedete il Duomo lì in mezzo? Qui sul tetto ci sono gli Alpenjäger che tirano sulla popolazione. Va bene? Il Broletto è qui. Bon. Corso Monforte è qui. La manifestazione andava da qui a qui. Il comitato insurrezionale è qui si rifugia in casa di diserti. I palloni aerostatici. Il Castello Sforzesco è qua. Qui c'era Radeschi. Tutti i bastioni che sono mura, che adesso sono state eh, tagliate, c'è ancora la cerchia dei bastioni a Milano, sono controllati dagli austriaci, dai soldati, che fanno la ronda. Queste sono le porte che danno fuori e che saranno decisive. Poi Porta Portatosa, Porta Orientale, Porta Vigentina, eccetera. Quest'area che voi vedete. Qui evidenziata è l'area eh, in cui nel primo giorno e nel secondo giorno gli insorti danno battaglia agli austriaci che sono asserragliati nei bastioni, nelle caserme San Sempliciano, il Genio eh, e che sono per lo più fuori da quest'area. Va bene? Eh, con cosa combattono i milanesi? perché nessuno ha, si è piegato alla minaccia di Radeschi. Abbiamo detto che avevano circa 300 fucili, non di più, al momento dello scoppio dell'insurrezione. Allora, per quanto possa sembrare fantasioso e leggendario, una delle prime cose che fanno i milanesi, dopo essere stati incoraggiati dai preti e aver eh, ricevuto anche loro probabilmente l'estrema unzione e sentito la messa, assaltano le armerie di Palazzo degli Uboldi, di Palazzo Poldi Pezzoli, di quei palazzi aristocratici i cui eh, proprietari tenevano nelle proprie armerie personali tutti i cimeli dei loro avi. Gli aristocratici da sempre sono guerrieri e quindi i palazzi degli aristocratici principali erano pieni di armi. Ma che armi erano? Erano armi che risalivano indietro nei secoli. I milanesi vanno a combattere. Eh, i soldati creati di Federico d'Asburgo, armati anche, non solo, delle alabarde con cui i loro antenati cinque secoli prima avevano combattuto a Legnano Federico Barbarossa. Scendono in strada con le alabarde, con le mazze ferrate, con gli spadoni, con qualsiasi cosa trovino. E non solo, vanno a saccheggiare... I depositi della Scala e della Canobiana prendono anche le armi di scena. È vero, non so. Sembra: sembra. prendono le armi di scena, vanno incontro ai soldati di Radeschi. Che ne so, con le lance cortesi usate dalle comparse nei Lombardi alla prima crociata. Eh? Ovviamente, ovviamente, con quelle non li avrebbero mai sconfitti. Ovviamente. Oh iniziano anche ad assaltare i depositi di armi degli austriaci, si armano con molte delle armi strappate al nemico, ma soprattutto, soprattutto la loro principale arma è un'arma difensiva, sono le barricate. Uh, Milano contava nel 1848 circa 200.000 abitanti, Milano città, senza contare il contado. Sorgono nel giro di 24 ore in città circa 2000 barricate. Significa che si erige una barricata ogni 100 abitanti. Uh, come si costruiscono le barricate? Rovesciando in strada tutto ciò che hai. La città intera viene trasformata in un campo trincerato, viene demolita è ricostruita un passo più in là. Eh, voi dovete immaginare una situazione in cui tutto ciò che è privato diventa pubblico, chiunque tu fossi, qualunque fosse il ceto sociale di appartenenza, eh, sei eh, un umile operaio, gettavi in strada le tue sedie spagliate, sei un aristocratico, gettavi in strada le poltrone damascate, tutto legami, pentole, materassi, tutto ciò che è privato, individuale, che è proprietà privata, diventa eh, strumento di difesa dello spazio pubblico. Mm. La barricata è, come è stato scritto, una delle più mirabili opere di edilizia civile, anche se sorge da un principio di distruzione. Devi essere pronto a rinunciare ad ogni tua proprietà privata e personale, a trasformare i tuoi oggetti in frantumi. Eh? A gettarli in strada e a far sorgere da quei frantumi la libertà civica che ti è negata. È come se alla città stessa la sua forma urbis insorgesse in difesa di se stessa. Eh? Milano, in quel momento, non erige le barricate, no? ma rinasce, risorge dentro le barricate. All'interno è demolizione, è devastazione, e fuori è edilizia civile. È difficile a immaginarsi in una città che è una delle capitali mondiali dell'interior design. Noi oggi viviamo in una delle situazioni cioè, completamente come dire antipodali, ribaltate. Ormai la nostra preoccupazione per lo spazio pubblico eh, è prossima allo zero. Tutte le nostre risorse economiche, estetiche, progettuali vengono concentrate nella cura degli interni. Milano non è una città bellissima di fuori, eh. è bella più di quanto non si dica. Eh. Ma se tu entri nelle case è una città ancora molto bella, è bella dentro, negli interni, eh? ma questo rispecchia la nostra concezione privatistica, il fatto che siamo uomini che non vivono più nella storia, che non hanno più una dimensione pubblica del loro esistere, che conducono esistenze private. I milanesi quel giorno fanno l'esatto opposto, prendono tutto l'interno e lo rovesciano nell'esterno, distruggono la loro città privata individualmente e la ricostruiscono nelle barricate un metro fuori di casa. E guardate che nelle barricate buttano qualsiasi cosa, non solo le cose vecchie. Ehm, è un po' lo specchio frantumato delle condizioni di vita di tutti i ceti sociali di Milano. Nel quartiere degli stampatori ci sono le macchine da stampa. Buttate lì. Eh, nei quartieri aristocratici ci sono oggetti splendidi. Per esempio, la gente tira fuori a forza dalla chiesa di San Giovanni in Conca le magnifiche carrozze dei viceré di Spagna, splendidamente miniate da Rubens in persona, e ne fa una barricata. Fanculo. Eh? È quello che consente a Milano popolare Di combattere gli austriaci, si combatte davanti alle barricate e si combatte davanti alle porte. Eh, lungo, vedete, Porta Nuova lassù, Porta Nuova, eh? il 19, la battaglia più grossa è qui, ci sono sei barricate scaglionate in profondità lungo questo corso che da Porta Nuova conduce al centro, la, la strada del Dazio. Va bene. E gli austriaci, ovviamente, che controllano tutti i bastioni, dal castello spostano l'artiglieria pesante, la schierano e cominciano con la mitraglia eh, a tirare giù una barricata dopo l'altra, fino a che arrivano alla sesta, che è la più alta ed è temibile. E stanno per tirare giù anche quella, perché a furia di mitragliare, immaginate la mitraglia è una specie di cannone che però spara pallini, no? eh, avrebbero tirato giù anche quella, solo che. Allora, qui il 18 marzo del 2014, cioè fra cinque giorni, inaugurano il negozio di Italy di Milano, a Porta Nuova. Eh? Sapete che Italy è grande sponsor della scuola Holden, Oscar Farinetti. E perché Oscar la inaugura il 18 marzo? Se voi leggete sui giornali ci sono pubblicità a tutta pagina, no? in anno, non, so, non so se vi è capitato, su tutti i giornali nazionali, inaugurazione di Italy, eh, il 18 marzo, la città di Milano, insorse, noi apriamo Italia, il collegamento è labile, diciamo tra le due cose. Però il fatto è che io sono amico di Oscar e siccome lui aveva fissato la data, al 12 marzo io gli ho detto, scusa Oscar, ma fai il 12, il 18, sono le 5 giornate, falla il 18 marzo. Siccome l'uomo ha intuito per il marketing, ha detto, la facciamo il 18 marzo. Eh, infatti. Allora, quando arrivano alla sesta barricata e stanno per buttarla giù, questi pazzi cosa fanno? Un tale che si chiama Luigi Anfossi, eh, che è stato arruolato nella legione straniera e in Egitto ha combattuto i turchi per conto eh, del sultano, nei deserti africani a un certo punto dice usciamo dalla barricata. Escono dalla barricata e mentre gli austriaci ricaricano il cannone gli corrono incontro. Non so, vi ricorderà qualcosa. Questi qui vedono stimati che corrono fuori dalla barricata e eh, arretrano e si rifugiano di nuovo dentro la porta. La, il sesto scaglione delle barricate di corso di Porta Nuova per il momento è salvo. E noi passiamo al terzo giorno di lotta. 20 marzo 1848, ore 12. Momento di ristagno. Il furore si è spento. La furia è scemata. C'è un'ambasceria da parte di Radeschi che chiede di trattare. Il maresciallo Sigismondo Dettinghausen, capo dei croati Ottokan, e vi ho detto tutto, non si sa poi, dopo si è dibattuto se lui fosse veramente stato inviato da Radeschi o se trattasse a titolo personale, non importa. Va da Cattaneo e propone delle condizioni di tregua. Voi direte: Ma Cattaneo non era a casa a scrivere sì. il suo giornale? Allora, qui. Noi dobbiamo tributare le nostre lodi a Carlo Cattaneo, che era un uomo uh, di penna, che era uno scienziato, era un intellettuale, era una testa d'uovo. E come disse, oh, Voi state scrivendo proprio tutto, e come disse Joseph Goebbels, il gran maestro della propaganda nazista, si chiamano così gli intellettuali, teste d'uovo perché si rompono facilmente. Però quando incontra i ragazzi nella vigilia dell'insurrezione dice vado a casa perché quando i ragazzi sono in strada gli uomini stanno a casa, però dobbiamo dargli atto che una volta scoppiata l'insurrezione, alla sera del secondo giorno di lotta, Cattaneo esce dal suo studio di Uomo di Scienza, raggiunge il luogo dove c'è il comitato di guerra, che intanto si è spostato da casa di deserti in un altro luogo, ma ci interessa poco, si mette a capo del comitato di guerra, lui che è di guerra non sapeva nulla, eh? e non sbaglia una sola mossa, grazie, e non sbaglia una sola mossa, non sbaglia una sola mossa, in quanto capo militare del comitato di guerra. Mm? Allora, la, una delle tante mosse che non sbaglia è che rifiuta, rifiuta la tregua proposta da Sigismondo d'Ettinghausen. Ci sono fuori, voi dovete immaginare, tutti sti giovani, questa gente, che sta, giovani vecchi che combattono da due giorni e ce la stanno facendo, non sono stati spazzati via, hanno alzato le barricate e sanno che c'è uno che sta trattando e tutti come, come una curva, tutti no, leo, oh", dicono no, no, non accettare, non accettare, non accettare, e Cattaneo non accetta. A un certo punto... Uh, incrociando un suo tutti erano tutti aristocratici no? un, uh, eh, il conte vitaliano borromeo eh? pare che dettinghausen abbia detto siccome cattaneo gli ha detto no benissimo noi non siamo uomini di guerra vogliamo, vogliamo la pace arrendetevi Lasciate la città e avete la pace. E Sigismondo di dice: Ma come, scusa, noi siamo un esercito, abbiamo 20.000 soldati, non penserai mica che possiamo arrenderci di fronte a dei civili, cioè a questa accozzaglia di, 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 di massaie? No? E Cattaneo dice: Sì. Allora Tinhausen ha un momento d'orgoglio e dice: eh, Va bene, andrò a dire a Radetzky che. Di a fuoco i suoi cannoni era dal suolo la città e il conte italiano Borromeo gli risponde, dica al suo maresciallo che i nobili di Milano sapranno seppellirsi sotto le rovine dei propri palazzi. Eh? Non so, immaginatevi che a pronunciare una frase del genere oggi sia so, Luca Cordero di Montezemolo». Mm. Va bene. Um, il popolo è in armi. Vi dicevo, una delle caratteristiche <coughs> è che tutti gli uomini sono in strada. Ci sono gli aristocratici, i giovani dei, del club Lions, mm, che era uno dei ritrovi della migliore aristocrazia milanese. Uh, ci sono Emilio Dandolo, Morosini, tutti quanti. Luciano Manara, che era uno di quelli che riempiva le cronache rosa dell'epoca, era un giovane aristocratico, molto bello, molto, come dire, un gagà, aveva l'anno prima fatto parlare tutta Milano perché aveva un'innamorata segreta che si chiamava Carmelita Fè, molto bella, molto giovane, e i genitori gli negavano l'autorizzazione, lui una notte a cavallo, come, come appunto un principe. Rinascimentale l'aveva rapita, avevano fatto una specie di fuitina e poi avevano dovuto acconsentire. Era gente che, non so, quando passava la ballerina famosa dai teatri, mi ricordo come si chiamava pochi mesi prima, eh, loro si sostituivano i cavalli, la carrozza fuori alla scala, cioè toglievano i cavalli e questi belli imbusti per fare, non so, così gli sgaggioli, si mettevano le stanghe della carrozza sulle spalle e portavano in giro per la città la, la ballerina, sperando poi di ottenerne le grazie e i favori. Era gente così, eh? però adesso stavano sulle barricate. C'erano i popolani, però a fianco a loro, a fianco a Luciano Manara, c'erano gli spazzacamini, di borgo... Eh, Dov'è? Di Porta Orientale, vicino a Lazzaretto, gente che era costantemente catramata nella fuligine, eh? i più miseri dei miseri. C'erano le donne, sulle barricate di Milano, come già sulle barricate eh, della rivoluzione francese, le donne combatterono, spararono e morirono, non si limitarono a portare, eh, a fare le, eh, le staffette come nella Resistenza. Sono figure romanzesche, ma in particolar modo si, si distinsero per esempio le prostitute sulle barricate. E, mh, alcune di loro combatterono vestite da uomo. E, cento donne morte durante l'insurrezione di Milano. C'erano i preti. Una delle barricate più imprendibili, costruite con zelo teologico e rigore geometrico, del, fu eretta dai seminaristi eh, del seminario maggiore di Porto Orientale che uscirono e tirarono su una barricata. C'erano i vecchi, i reduci delle campagne napoleoniche, quelli che dicevano nonno vieni in strada, io fui cannoniere a, a, ad Austerlitz no? e i giovani li veneravano, ma c'erano i bambini. I martiniti, gli orfani del uh, orfanatrofio, celebre cose, eh, scorazzavano tra le barricate e loro si portavano ordini, facevano da collegamento. C'erano poi i cittadini e c'era la gente venuta dal contado. Per esempio uno dei capi spontanei della rivolta si chiamava Luigi Torelli che scese dalla Valseriana. Adesso non so quanti di voi abbiano dimestichezza con la Val Seriana, ma insomma, non so, Valcamonica, Val Seriana, era proprio gente. Bifolchi di brutto e subito, rotta la tregua, dopo che eh, Cattaneo rifiuta l'armistizio proposto da Sigismondo Dettiinghausen, Torelli, che appunto era sceso dalla Valseriana, si guarda attorno. Milano è una città di pianura, come è noto, e guarda qualcosa che potesse assomigliare alle sue montagne. Alza la testa e cosa vede? Vede le guglie del Duomo. Dove si trovano ancora gli Alpeniager che sparano su di loro, sul loro di sotto? E allora Torelli dice a me: Si fa seguire da un manipolo di folli e si inerpica sul tetto del Duomo. E possiamo immaginarcelo che corre tra le guglie in pietra, come tra come dire, gli abeti delle sue montagne, in una specie di foresta primaria. Siete mai stati in cima al Duomo? Ci sono migliaia di pinnacoli, che uno dice: Perché quel. Quello scalpellino si è incaricato di scolpire quella immagine di un santo così ben scolpita in quella guglia remota dove non sarà mai visibile da nessun occhio umano. Perché la vede Dio. Il Medioevo. E Torelli, con un manipolo di matti, corre lassù, in mezzo alle guglie, come se stesse in una giungla, e tira giù gli alpi Negera e pianta la bandiera tricolore in cima al Duomo. Terzo giorno, 20 di marzo. Quarto giorno, il bilico. Radeschi inizia a ritirare i suoi soldati dal centro, li ritira quasi tutti nel castello. Rimane il Palazzo del Genio, lo vedete lì il Palazzo del Genio? Palazzo del Genio, qua. E qua, ai margini del territorio controllato dagli insorti nei primi due giorni. Palazzo del Genio è una specie di casa matta, non ha finestre. No? Vuol dire che ci sono tutte le armi lì dentro, tutte le bombe, tutte le cose, e sono rinserrati lì. Un cubo di pietra imprendibile. Allora Anfossi, Torelli, dopo che hanno piantato la bandiera, vanno lì. E da dietro una barricata cominciano a sparare. Però quello è un cubo di pietra non lo scalfiscono neanche. Da dentro loro sparano. Ovviamente agli insorti sulle barricate e loro subiscono delle perdite. Tentano degli assalti, ma vengono respinti. Ogni assalto c'è della gente che rimane per terra. A un certo punto, dalle barricate, immaginiamo in una versione romanzesca, c'è uno che vede un cadavere che sta davanti alla porta del palazzo del genio, un cencio in terra che però si muove e allora. Uno dice all'altro: eh, Guarda quello, non è, è solo ferito, non è morto. Dovremmo condurlo in salvo. E quest'altro dice: No, 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 non è uno dei nostri quello lì. E eh, chi è? Che ci fa lì? Quello lì è lo zoppo, è il ciabattino che c'è il desco all'angolo di corso di Porto Orientale. Eh? Poi, a un certo punto, vedono che lo zoppo. Ciabattino che c'è il desco all'angolo di Porto Orientale, si muove, striscia verso il suo desco che si è ribaltato, prende della benzina, delle sostanze infiammabili che gli servivano per il suo mestiere, striscia ancora verso la porta del palazzo del Genio e appicca il fuoco. Si chiamava Pasquale Sottocorno. Adesso, se voi girate a Milano, vedete tutte queste strade, via Sottocorno, via Anfos, nessuno sa che cavolo sono così. Cioè, uno arriva fino a, che vedevo di via Garicorso Garibaldi, ah sì, quello lì, era Sottocorno era il ciabattino che aveva il desco all'angolo di Corso di Porto Orientale, che incendiò il portone del Palazzo del Genio e consentì quindi la presa del Palazzo del Genio, perché gli austriaci appena il portone andò a fuoco, appena i fumi si sparsero, si arresero. Però la battaglia non era ancora vinta. Erano stretti nella morsa della fame, tanto gli insorti quanto eh, gli austriaci. Da giorni non arrivavano più rifornimenti dalle campagne. La città era chiusa. Era dunque chiaro che la battaglia conclusiva si sarebbe combattuta alle porte della città. La deschi non veniva rifornito perché... Il contado era insorto a sostegno dei milanesi, quindi loro, i milanesi erano accerchiati nel centro storico, va bene? Cioè tutto centro storico, diciamo nella zona attorno al Duomo, oggi questo è il centro storico all'epoca, uh, ma gli austriaci erano accerchiati dentro la, la città dal contado che era insorto e che premeva le porte, ma il cibo non entrava né per l'uno né per gli altri. Um, Pare che, vabbè, queste sono le frasi celebri, ehm, a, ai milanesi che chiedevano pane sulle barricate, eh, uno dei capi, adesso non sono più sicuro chi fosse, a, avesse risposto, perché mi chiedete cibo? Tra 24 ore o avremo vinto o saremo tutti morti, quindi non avrete bisogno di mangiare. La situazione era questa, eh, erano praticamente, non dico che fossero 4 giorni che non mangiavano, però eh, poco ci mancava. Eh, una grande città dipende per il proprio sostentamento alimentare dalle campagne oggi meno di allora perché ci sono grandi scorte i mercati erano quotidiani uh, Luigi Anfossi muore attaccando il palazzo del genio immediatamente la folla trova in Luciano Manara il gagà, quello lì che si sostituiva ai cavalli, che rapiva Carmelita Fè il suo nuovo spontaneo leader mm. uh, Beh, qui c'è un episodio su Manzoni che è molto bello, ma non ve lo racconto perché non gliela fo. Siamo al quinto giorno, 22 di marzo 1848, eh? e siamo verso sera. La battaglia decisiva si combatte davanti a Portatosa, qui. Allora, qui c'è Italy, va bene. Qui si chiamava Portatosa all'epoca, adesso c'è il monumento alle 5 Giornate. Eh? È molto bello dal punto di vista... Oggi quella lì a Piazza 5 Giornate e Portatosa non si chiama più Portatosa. Adesso, fra poco sapremo come si chiama, ma potreste anche immaginarlo. Uh. Dunque, i milanesi... Combattono tutto il giorno davanti a Portatosa. Eh, è decisiva la conquista di Portatosa perché aprirebbe spezzerebbe l'assedio, aprirebbe per gli insorti un varco verso le campagne, lascerebbe entrare la gente delle campagne. Ma è decisiva da parte di Tradeschi tenere Portatosa perché lui sa che è la sua unica linea di fuga, la sua unica via di fuga. Che se lui volesse uscire da Milano, cosa a cui sta già pensando. Percorrerebbe i bastioni e uscirebbe da Portatosa nella strada verso il Lombardo Veneto, dove c'è il quadrilatero Peschiera, le fortezze. Dunque, qui avevo pensato di leggervi alcune pagine memorabili di uno dei più bei romanzi contemporanei eh, scritti da uno scrittore italiano degli ultimi anni, dedicato alle Cinque Giornate e all'insurrezione di Milano, che sì. si intitola Una storia romantica, e che ho scritto io, <ride> ma non lo farò perché mi fa fatica e non ce la faccio. Voglio solo che voi teniate presente che i milanesi, da un certo punto di vista, andarono a combattere sotto portatosa mh, come si va, e questa è l'intuizione dello scrittore, ma storicamente fondata in qualche misura, ad una serata di gala. Cioè la città si fece teatro, si offrì in spettacolo a se stessa, nelle proprie virtù migliori. Uh, I grandi pittori del cosiddetto movimento romantico um, piazzarono i propri cavalletti lungo il corso di Portatosa per dipingere quella scena che già sapevano sarebbe stata memorabile. Hayez, ah, il bacio, no? e non solo, è uno dei quadri più noti al mondo, era lì con il suo cavalletto, con tutta la sua scuola. Va bene. Molte signore dell'aristocrazia milanese andarono a prendere posizione sui... Alle finestre del corso di Portatosa, da cui tiravano sugli austriaci, vestite con abiti da gran soirée, con le loro collane di perle, d'accordo? Non solo, ma eh, lo strumento bellico decisivo per la conquista di Portatosa fu ideato da un ingegnere che aveva grande esperienza di guerra e che si chiamava. Uh, carnevali, vecchio ufficiale napoleonico, ma fu realizzato da Gaetano Borgo Carati che, nella vita, era pittore e scenografo alla scala. Che cosa erano? Le barricate mobili, mm. praticamente. Su progetto di Carnevali piegarono delle fascine. Adesso non, non chiedetemi come, perché io sono invece uno di quegli intellettuali che non sa neanche evitare lampadine. Piegarono delle fascine con un'anima di ferro e ne fecero dei grossi rulli e facendole eh, rotolare, va bene, come una fanteria che avanzi dietro a un carro armato, parandosi dai colpi degli austriaci che stavano ovviamente asserragliati dentro la porta, che era un eh, edificio militare la porta, no, massiccia, con, una, con le feritoie, con una funzione difensiva. Praticamente avanzando e attaccando dietro questi rulli queste barricate mobili, che sono l'evoluzione delle barricate fisse, loro arrivarono fino a sotto, portato fin sotto Portatosa, la conquistarono, le appiccarono il fuoco, ne scacciarono gli austriaci e faceva già sera, i bagliori delle fiamme cominciarono a vedersi in tutta la città e in quello stesso istante Portatosa non si chiamò più Portatosa ma si chiamò... Con il nome che porta ancora oggi che è Porta Vittoria. La prossima volta in cui andate a Milano e passate in corso di Porta Vittoria, che non esiste più, sappiate che quel luogo si è chiamato Porta Tosa fino alla sera del 22 di marzo del 1848, quando prese il nome di Porta Vittoria, perché lì furono sconfitti gli austriaci. Quella notte stessa il maresciallo Von Radeschi, ultra ottantenne, Dopo 60 anni di, che brandiva la sua spada in vita, scrisse all'imperatore: Scrisse, Mio sovrano, è il giorno più triste della mia vita, non posso tenere ulteriormente Milano. Ordinò la ritirata ai suoi 20.000 croati, o a quel che ne rimaneva, che con una colonna a notte triste percorsero tutti i bastioni fino a Portatosa che nel frattempo ti avevano rilasciato, ma che ormai era militarmente inservibile e da lì uscirono verso le campagne. L'insurrezione di Milano aveva trionfato. È finita questa storia? No. Purtroppo c'è un sesto giorno. La quinta giornata si conclude così, ma il sesto giorno è un giorno triste. E accade il 3 di agosto, il 6 di agosto del 1848. Che cosa succede? Che cacciate gli austriaci. Um, Cattaneo, che non ha sbagliato una mossa, capisce benissimo che bisogna dare la caccia al nemico che fugge e fa dopo due giorni un proclama in cui invita la popolazione a inseguire gli austriaci. Ma è troppo tardi, perché 24 ore prima, il 24 di marzo, Luciano Manara, quello che prendeva la carrozza, portava la ballerina in giro, che rapiva Carmelita Fè, è già uscito da Milano, con una colonna di uomini, che da quel momento in avanti si chiamerà colonna o battaglione Manara, Uh, sta dando la caccia agli austriaci. Voi direte: tutto bene, no. Il problema è che il comitato di guerra è stato sostituito da un governo provvisorio in cui non ci sono al comando gli stessi uomini che hanno guidato i milanesi in armi e che si sono affrettati a mandare un appello a Carlo Alberto. Carlo Alberto è il re di queste parti qui. Qualcuno hanno, ha invocato, uh, come dire il supporto, l'aiuto dei piemontesi, ma dico avete già vinto, li avete sconfitti, no? continuate voi, no, chiamano il re di Piemonte e Sardegna, anzi il re di Sardegna. Arrivano i regolari, l'esercito, tutti questi generali con le panze, adesso fatemi mettere un po' in caricatura, però la descrizione dell'arrivo dello Stato Maggiore Sabaudo a Milano dagli storici corrisponde, arrivano con intere casse no? di vettovaglie, servizi posate d'argento. Stoviglie, eccetera, eccetera. La guerra di popolo diventa guerra eh, dinastica, diventa guerra di eh, regime, inteso come regime monarchico. Agli insorti, al popolo in armi, si sostituiscono i soldati regolari, alla eh, milizia civica, all'esercito. alle barricate, eh, i cannoni, le sciabole, i moschetti. E la prima cosa che fa l'esercito regolare, oltre a prendersela calma, no, a portare tutte le cose, a battere la fiacca, cosa fa? Prende ovviamente gli irregolari, i ribelli. E gli dice, no, vabbè, ok, abbiamo scherzato, voi avete combattuto in mezzo alle strade, ma non siete gente adatta a fare la guerra, quella vera, quella seria, in campo aperto, le battaglie campali. E prende la colonna Manara, tutti loro, e li spedisce ai valichi alpini, in cima alle montagne, come per dire, state lontani, ce la vediamo noi, adesso è cosa da grandi, bambini. Eh. E fra l'altro, fra questi irregolari che sono allontanati dagli ufficiali, c'è un tale che si chiama Giuseppe Garibaldi. Che per la prima volta calca la scena della eh, guerra in patria, perché quando scoppiano le cinque giornate, lui era in barca, non in barca a vela, eh, su un brigantino e stava tornando dal Sud America, dove già da decenni aveva combattuto per la libertà dei popoli di lì. E viene raggiunto in un porto spagnolo, lui ed altri suoi seguaci, dalla notizia che Milano è insorta. Loro appena sentono sta roba, non so, immaginiamoceli in una bettola che stanno lì a ubriacarsi con le prostitute e cose, subito corrono in barca, montano, salpano, monano gli ormeggi, tirano sulla vela, cominciano a remare e eh, il testimone dell'epoca racconta che loro per tutto il viaggio cantavano e pregavano e piangevano sperando di poter arrivare in tempo per poter combattere con gli insorti di Milano. Tra questi, appunto, arrivano dopo. Eh, c'è Garibaldi che anche lui che è già leggendario perché questo eroe no, italiano che appena arriva di questa leggenda cosa fanno i, i generali di Carlo Alberto anche lui lo prendono e lo spediscono sulle montagne lì nelle valli dicono vabbè vai vai più lontano che puoi e cose ovviamente eh, i Sabaudi con il loro modo di fare la guerra più tradizionale eccetera eccetera vengono sconfitti mm? hanno una prima vittoria si dice a Pastrengo, poi a Custosa, insomma, le prendono, danno il tempo agli austriaci di riorganizzarsi, riorganizzano il loro esercito, eh, si reinserano nelle loro fortezze, vengono sconfitti a Custosa e Carlo Alberto comincia a indietreggiare, comincia a indietreggiare, a un certo punto arriva sotto le porte di Milano. Mm? Ovviamente i milanesi sono passati solo pochi mesi, no? Eh, quando sanno che Radeschi sta per tornare, si dicono... Se mi passate questa espressione un po' triviale, dicono, vabbè, scusa, gli abbiamo fatto il culo tre mesi fa, glielo rifacciamo adesso. No? Alziamo le barricate. Con cosa abbiamo vinto? Con le barricate. Rialziamo le barricate. Vogliamo le barricate. Dateci le barricate. Non solo, cominciano a innalzare le barricate. Boh, solo che Carlo Alberto è monarca, è un re, c'è il suo regno che sta poco più in là. C'è tutte le, le, le sue politiche, teme che i francesi intervengano e che e riducano la sua eh, sovranità. Fa degli accordi ovviamente con altri monarchi come lui che trattano il nome dell'imperatore. Mm. È in città. Il 3 agosto i milanesi hanno già cominciato a erigere le barricate. Ma lui ha già cominciato a trattare la resa della città con Radeschi. Per di più, Carlo Alberto non è milanese, non è la sua città. Niente, frega niente, la sua città è questa. Mm? Il 5 esce sul balcone e in prima persona e, spiega al popolo che urla e che vuole le barricate che la resa è inevitabile. Il popolo si inferocisce. Carlo Alberto ritorna dentro con il popolo tumultante e insieme al generale degli, dei bersaglieri la marmora mh, sente fuori il popolo che inveisce dice ma eh, generale ma dice, maestà, maestà la situazione è calda le consiglio di lasciare la città ma non posso, io sono comunque il sovrano sono stato chiamato dai milanesi il mio esercito si è battuto anche per la loro libertà e la gente deve capire che non è possibile militarmente voglio uscire a spiegargli io, la marmora dice mm, ma sta meglio Vabbè, esce una seconda volta. La seconda volta in cui esce e vuole spiegare al popolo, qualcuno gli spara. No, lo manca, al che Carlo Alberto ritorna dentro e quella sera stessa eh, scortato in gran segreto dai bersaglieri della marmola di notte, come un ladro, abbandona Milano al suo destino. Qual è il destino che attende i milanesi? L'esodo di massa. Gli accordi con Radeschi vogliono che lui possa entrare in città il 6 di agosto, a cominciare dalle ore 10, da Porta Romana. Milano contava 200.000 abitanti, quella notte da Porta Ticinese, che sta sotto, mentre Porta Romana sta lì, 100.000 milanesi, uno su due, abbandona la città. Alle 10 di mattina fa un giro attorno alla città e va a Nord nelle campagne in Svizzera si rifugiano immaginatevi 100.000 persone che esudano la mattina alle 10 da Porta Romana Radeschi entra in città trionfante a cavallo quei 100.000 sono gli stessi che pochi mesi prima lo hanno cacciato a calci nel culo triste fine dell'insurrezione di Milano ma diciamo così che da quel fuoco ma anche da quella Pratica dimostrazione da quell'esercizio di supremazia anche militare di una cittadinanza in armi, da quella forza di popolo che si è dimostrata per la prima volta a Milano in quei cinque giorni, le future imprese del risorgimento italiano trarranno linfa e fiducia. Dunque, detto proprio in estrema sintesi, che cosa è stato a dare forza ai milanesi? L'idea dell'Italia? Sì, ma l'Italia non esisteva nell'esperienza di nessuno di quei patrioti che nei, nelle cinque giornate combattemori in suo nome. Va bene? Eh, proprio dal punto di vista empirico, non poteva esserci nulla di più diverso dall'esperienza di vita di uno stampatore lombardo della Milano del 1848, di un bracciante che vi devo dire. Uh, del Polesine o della Capitanata. L'Italia semplicemente non, è, non esisteva nell'esperienza di quello che un giorno sarebbero stati gli italiani. E allora da dove l'hanno presa, st'Italia in nome della quale combattere? Era al tempo stesso un presagio del futuro e una forza del passato. Ma chi gliela ha sussurrata nelle orecchie? Quello che si chiama una sorta di miracolo mitopoietico. I patrioti delle Cinque giornate di Milano hanno creduto agli artisti. Questo è accaduto. Hanno dato credito a quei romanzieri, autori di romanzi storici, tra cui D'Azeglio, Guerrazzi, che da decenni andavano scrivendo grandi polpettoni sulle gesta eroiche di Ettore Fieramosca e di figure di invenzione che non erano mai esistite. Hanno dato credito a, alla, alle corali eh, che nei celeberrimi, poi adagi verdiani del Nabucco, messo in scena alla Scala nel 1846, eh, intonavano va pensiero e in cui eh, il pubblico eh, vide querelarsi le sofferenze degli italiani eh, sotto il dominio dell'oppressore. Hanno dato credito alle immagini di un'Italia. Eh, vittima appunto degli oppressori eh, diffuse da pittori come Hayez, è da lì che hanno attinto l'idea di un'Italia che non esisteva né nella loro esperienza né nella storia, che veniva costantemente reinventata da quei pittori, da quei drammaturghi, da quei musicisti. Eh, il risorgimento italiano, in particolar modo le cinque giornate di Milano, sono l'espressione della forza dell'arte popolare. Quando è al tempo stesso arte. E arte di popolo. Um, Quell'arte diffuse nei cuori, diciamo così, nelle menti dei patrioti di allora una metafisica storia d'Italia di programmaticamente infedele alle fonti. Si inventarono una tradizione che non esisteva e ne convinsero gli italiani uh, in, uh, in embrione. Lo fecero attraverso quello che. Alcuni degli storici più interessanti, come Alberto Maria Banti, de, dell'ultima um, ondata di studi storici sul Risorgimento, uh, ha definito un procedimento stratigrafico no? di invenzioni e calchi. Cosa fecero questi artisti? Verdi, Hayez, Guerrazzi, D'Azeglio? Presero, eh, e ho finito, eh, presero dei nuclei culturali e ideologici profondamente radicati, in tutti i popoli della penisola, che definire italiani ancora non si poteva, ma che grazie a quei nuclei sarebbero poi diventati italiani, e che avevano tutt'altra provenienza, tutt'altra radice, spesso una radice antropologica che nulla aveva a che fare con la politica, e li politicizzarono attraverso, vi dicevo, un procedimento stratigrafico di... Invenzioni e di calchi, nel senso che ricalcarono in forme nuove quei nuclei di cultura antropologica e attraverso di essi inventarono una storia d'Italia che non era mai esistita e un futuro per l'Italia a venire. I procedimenti fondamentali furono due, sarò brevissimo. Una era un imitazio Cristi, l'imitazione di Cristo, questa vocazione al sacrificio, al martirio di cui si dimostrarono capaci i patrioti, va bene, fu ricalcata sulla figura di Cristo che era profondamente radicata... In ogni strato di popolazione, in qualsiasi luogo della penisola, tanto nel bracciante della Capitanata quanto nello stampatore eh, lombardo, anche se lo stampatore probabilmente aveva simpatie socialiste. Garibaldi, che per la prima volta si affaccia sulla scena militare della storia d'Italia, proprio nel 1848, la sua iconografia ricorda molto da vicino a quella di Cristo, il Barbone, il Nazareno. Ma a noi questa non interessa, quella che ci interessa è il concetto dell'onore come Alberto Maria Banti insegna in un libro che voglio menzionarvi, l'Onore della Nazione, che è uno studio sul risorgimento e sul ruolo che l'immaginario, anche di derivazione artistica, ebbe nella motivazione dei patrioti, dimostra, eh, questi artisti, Verdi, Hayez, nazionalizzarono l'idea di onore. Cioè, un altro dei nuclei culturali e antropologici profondi e diffusi presso tutti i proto-italiani dell'epoca, era l'idea dell'onore. Il maschio... Non aveva nulla, poteva essere anche un, un bracciante della capitanata, un contadino siciliano, ciò che aveva, mi scuseranno le signore qui presenti, l'unica sua proprietà erano i figli e le sue donne, va bene? E nessuno gliela doveva toccare. L'oltraggio di tipo letteralmente o simbolicamente sessuale nei confronti delle sue donne era ciò per il quale il proto-italiano dell'epoca, a qualsiasi latitudine, era disposto a uccidere e a morire. E consapevolmente o inconsapevolmente, Hayez, Verdi, Guerrazzi, D'Azeglio, i romanzieri, i drammaturghi, i pittori dell'Ottocento romantico, presero questa idea di onore e la proiettarono sulla nazione. Okay? L'Italia cominciò a essere sistematicamente rappresentata come una donna, per lo più discinta, madre, moglie o sposa, violata nel suo onore sessuale dallo straniero, dal catechismo della Guelfia, una delle società segrete che nei primi anni dell'Ottocento organizzava. La liberazione d'Italia, siete voi guelfo? Risposta. Mia madre ha per marito il mare e per suo seno altissimi monti. Chi è vostra madre? La donna dalle tre nere e dalla grossa poma. La grosse poma, la più bella dell'universo. Quali sono le doti di vostra madre? Era un giuramento no, che facevano questi cospiratori: la bellezza, la sapienza e un tempo la fortezza. Prima la bellezza, la grande bellezza. Ancora sta roba qua. Qual è il suo appannaggio? Attenzione, un ameno giardino. Elegante di fiori in cui crescono fruttiferi, gli olivi e le viti, in cui spira aria soave, qui ogni riferimento c'è cioè, il doppio senso sessuale è puramente casuale. Che fa adesso vostra madre? Geme trafitta. Trafitta. Tu dirà: vabbè, la trafitta non c'è simbologia sessuale, uno dirà, no, perché trafitto la spada ti trafigge, no? Chi la trafitta? I suoi vicini con l'aiuto dei figli dei generi. Perché la trafissero per invidia della sua bellezza? Ove la trafissero? Nel seno e nella vagina. Questi giuravano così di andare a morire in nome dell'Italia, immaginandosi. Aspetta, da quanti secoli. Aspettate perché. In quale modo la trafissero? Per incuria dei guardiani. Da quando ella è stata trafitta? Da 14 volte 100 anni. Loro si immaginavano la patria come la propria donna, madre, sposa, figlia, trafitta da orde di stupratori per 14 secoli ininterrottamente. Mm? Chi è questa? È un quadro di Hayek, si intitola Meditazione. Adesso, qua non si vede perché. Bravo, bravo, vai sotto. Sul dorso del libro c'è la data delle 5 giornate di Milano. È in qualche modo una condensazione allegorica della Milano afflitta dopo il ritorno degli austriaci a seguito del tradimento, diciamo così, di Carlo Alberto, del fallimento dell'insurrezione. Eh? La dipinse immediatamente dopo. Guardatela, Milano afflitta. Intanto è molto giovane, è molto bella, ma soprattutto qualcuno mi deve spiegare perché c'è il seno snudato. E guardate anche bene il suo sguardo, eh, sì. e ditemi se, senza grande sforzo e forzatura interpretativa, oltre a un'afflizione non vi si potrebbe anche leggere un ammiccamento sessuale. C'ha la tettina di fuori Milano afflitta, capito? È un chiaro richiamo erotico: è quella donna che è stata trafitta nel seno e della vagina da legioni di croati per secoli, dei secoli, dei secoli. Questo immaginario erotico. Profondamente maschilista, anche misogino, con una punta di sadismo, perché a questi uomini non dispiaceva immaginare queste donne trafitte, stuprate, va riconosciuto, ehm, alimentò il fuoco patriottico nei combattenti. Ciò che riuscirono a fare, dando credito agli artisti, a Aiez, a Verdi, a D Azeglio Guerrazzi, fu una cosa che raramente è riuscita in seguito. Erotizzarono la politica. E non è esattamente il lo stesso tipo di erotizzazione che ci hanno raccontato le cronache degli ultimi anni. Ho finito?